essere davanti alla telecamera, e quella non smette mai, al di là della, dell'età anagrafica. No, ma sai che io cerco di non farlo. E crebbero animi nel triangolo d'amore. Tu, ancora figlio. Del premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito, grazie agli Arsonova, su una poesia di mio padre, recitata da Antonio Salvoni e Liborio Preite. La poesia, questa parola magica che ha accompagnato l'avventura di Gisca Cavallini. Buonasera Francesca. Buonasera a tutti. Buonasera Mario. Grazie, grazie di cuore per aver accettato il nostro invito. È il terzo anno consecutivo che visiti la nostra città. Eh sì, devo dire che l'emozione si rinnova ogni anno, perché l'accoglienza è straordinaria e in particolar modo quest'anno sono molto emozionata proprio perché ricorre questo ventennale. Bianca, un onore e un piacere averti qui in Costiera Sorrentina. È un onore per me, grazie mille. E guarda, sento a pelle che non mi farai domande. La Costiera, banali. Che non so se mai ci sei stata, però questo torna a Sorrento dell'ultimo lavoro di Gigi D'Alessio segna quasi un modo per dire ci sono. Sì, è stata durissima perché io da sarda, metà sarda, metà milanese, parlare, provare a cantare in napoletano. Spero che dalla lettera del Presidente De Luca, spero che questo nuovo corso della Regione Campania ci possa vedere sempre insieme per scrivere pagine di turismo e di cultura. Ha segnato il successo di un'Italia che sa fare sistema, che semina sfide, investe sulle proprie bellezze, incontra il mondo e si rende competitiva, organizzando il proprio tempo, il proprio spazio, la propria storia e la propria geografia economica e culturale. La Genova 2004, un pensiero a sorpresa fuori dal cilindro. Auguri Mario e complimenti a tutti. Grazie, grazie ancora. Proprio ieri leggevo una scritta sul muro di Napoli, sai che noi abbiamo questa tendenza di napoletani a scrivere ma anche a rispondere, quella famosa, la stazione dei Campi Flegrei, l'odio non serve, l'odio tutta attaccata, l'odio non serve, a fianco uno c'è scritto ma l'apostrofo sì, perché c'è sempre uno che risponde, ma la più bella l'ho vista in settimana, è questa: se sarei sindaco di Napoli chiuderei tutte le buche, e uno gli ha risposto fossi, e chi l'ha detto? Pure i fossi, cioè capito? Qui standing ovation per Pippo Baudo. Buonasera, buonasera, buonasera. Mamma mia, quante belle cose hai detto oggi. La verità. Vabbè, hai detto tante belle cose a me. Grazie, continuate qui, continuate qui. Malata grave. Malata grave. Malata grave. Praticamente vediamo ogni sera lo stesso spettacolo e mangiamo tutti i giorni la stessa pietanza, sempre in cucina. È vero. Infatti io devo dire che una volta mi sognavo la Bellucci che mi accendeva la passione, ma mi sono una Medice che mi appiccisce. Interessante, nuovo, si chiama Giro di Ghiaccio. Grazie, ti voglio bene sinceramente. A venire coccolate dalle ditte alla TV, siamo cresciuti a sofficini sotto gli occhi di mamma, inzuppando nel martini l'olivissima sacla. Ma non appena tentai di baciarle la bocca di perla, gridò: commercio,
Allora, presidente, si può fare economia con la cultura? Ma certo, credo che anche questa edizione, la ventesima, sia testimonianza di come si possono fare operazioni interessanti in una zona anche turisticamente rilevante. D'altra parte, la Camera di Commercio negli ultimi anni, su mia forte iniziativa condivisa con i colleghi, ha molto investito anche in cultura. Siamo entrati nel Teatro San Carlo. Me meritato. No, complimenti. No, se lo vedi. Ho sentito parlare di conduttore, ma Pippo è un condottiero tutti della televisione. Ce la meritiamo tutti. Questo premio lo divido a metà con Gustavo, perché me lo dà Dino Verde, quindi è anche di papà, che ti appartiene. Grazie a Esposito per questa iniziativa molto bella. Grazie a voi, pubblico veramente affettuoso, dolcissimo. No. Lo dico con sincerità, perché ho visto dai vostri volti una partecipazione affettuosa, amichevole, veramente bella, perché in genere il pubblico è quasi, non dico nemico, ma dice, ma vediamo un po' che succede stasera. Invece voi siete arrivati e già eravate ben disposti, e questo è bello. Per noi che facciamo questo mestiere, quando possiamo immaginare, in questo caso avere invece la certezza che c'è un pubblico ben disposto, e allora rendiamo il doppio, ci emozioniamo di più. Ma c'era il premio che sì, non mi chiamare maestro. No, vabbè. Sono Pidello. Sì, ragazzi, prego. Dai, Nicolò, te prego. Dai, avanti, te me lo fa ancora. Costanza, su, sii seria, ti prego. Senti, dai, nessuno lo sa far come te. Voglio ringraziare la città di Piano di Sorrento, però voglio chiedervi una cortesia. Penso che abbiamo applaudito tutti, ma vorrei che un applauso fosse fatto anche a mio fratello Arturo, a chi ha ideato questo premio, che assieme a Rachele, sua moglie, hanno generato questo portento di mio nipote Mario. Allando Buzzacca. Grazie, grazie. Allora guarda, Mario. Sì. Se no. I mari qua sono due. Ah, sono due mari. Sono fra due mari. Come l'Adriatico e... No, voglio no, scusa, che bello che mamma mia, è un cameo, grazie, di Torre del Greco. Eccoci qua. Ecco, vi state chiedendo, vi siete chiesti perché io mi sono soffermato gradino per gradino prima di arrivare qua. Perché Ormone Guari l'anno scorso ha un premio al Teatro San Carlo, presentava Gino Riveccio. E io, con quella tutta questa bella dose di narcisismo, quando Gino mi ha presentato, maestro Peppe Barra, io sono uscito dal fondo padroneggiando. Ma chi è? Ha svegliato una sciuliata, ma così grosso che mi sono trovato in batti l'occhio al proscenio. Poi mi sono alzato. Ho detto, non è niente, però mi è soppiato. Pezzo chilo dall'accianare, tiene qua, tiene qua, che la bocchella mi fa morire, e non c'è stasera per la del master di drammaturgia e cinema dell'Università di Napoli, Federico II. Grazie. A uno dei più grandi artisti del nostro panorama nazionale ed internazionale. Grazie, grazie a questo maestro. Premio. Grazie. Sai, diventato come il vento che si può solo sfiorare e non si può trattenere. Sai, pensavo che darei tutto un inverno per un giorno d'estate con te. Resta qui anche senza parlare, fai finta di niente. Amatissima e seguitissima, in particolare dalle nuove generazioni, è diventata anche ambasciatrice della terra campana, affiancando Gigi D'Alessio nell'album Malaterra, nella celebre canzone Torna su Riento. Viva Bianca! Grazie Enzo Agliardi, grazie.
Apprezzati della trasmissione del venerdì sera di Rai 1 di Carlo Conti, Tale e quale show. La sensibilità e la veracità sono i suoi punti di forza, su cui si innesta un indubbio talento che rende onore al territorio napoletano. Grazie. A te, Francesco. Grazie per questo premio, grazie a tutti voi. Buon proseguimento, buona serata, grazie. No, veramente di corsa. Mi sembra che mi sta consegnando il tapiro, io scappo, sai, e invece a questo punto poi basta premi. No, basta, no, basta. Soprattutto un tapiro. No, che no, basta? Scusa, che no, cosa mi fai dire? Senti, allora, ieri grandiosissimo successo su Rai 1. Cosa sta succedendo? Mi diventi cantante? Ma in realtà ritorno, nel senso che io nasco come musicista, come pianista addirittura prima che come cantante. Poi ho studiato canto, recitazione, poi la mia strada ha preso una direzione diversa verso la comicità, ed ora è un po' un ritorno, no, per me al canto, anche se non ho perso quella connotazione dell'imitazione, anche talvolta ironica, come è successo ieri con quella di Massimo Ranieri, dove ho ritrovato anche un po' di leggerezza, un tocco di ironia leggero, senza mai andare troppo oltre, perché il dogma di Tale e quale è quello di fare l'imitazione fedele, quindi insomma io ci provo ogni settimana.